Allora, sì, abbiamo solo pubblicato che... il 13 di febbraio del 2013, in realtà. E dopo aver aspettato un po' per col mix, perché l'abbiamo fatto tutto noi, quindi lavorando ci abbiamo messo un po' di tempo. E adesso è disponibile anche in copia CD vera. Ah, ok, sì. Prima era solo in download gratuito, adesso è in fisica. Quindi i vostri concerti la potete vendere. La vendiamo attualmente ai nostri concerti al modico prezzo di 4 euro. Ragazzi. Sì, esatto. E se ci siete simpatici, vi facciamo anche uno sconto e ve lo facciamo pagare 4 euro. Ok. Beh, ci sono anche gli adesivi, quindi. Sì, abbiamo anche gli adesivi. Gli adesivi sono stati fatti in Perù. Esatto. Ah, ok. E allora aspetta un attimo, faccio vedere l'adesivo. Ah, ok. No, qua non c'è Phantom, però come. No, è solo defunto. Ok, questo è primo adesivo e questo è il secondo adesivo, che è identico. Ok, ragazzi. Allora, ascoltiamo qualcosa, vi va? Dai, va bene. No, dico da. Senza che dobbiamo suonare noi. Sì, se vi va. Bella lì, ci sta. Dai. Bella. Che pezzo ci andate a fare? Allora, essendo noi io il batterista e lui il bassista, ci improvvisiamo chitarristi e faremo un pezzo in acustico, strumentale, dell'ultima canzone dell'EP. Vedi, quando dico tutto a caso, ma in senso buono, cioè, voi non vi formalizzate, improvvisate tranquillamente. Esatto, sì, noi ce ne sbattiamo le balle. Esatto. E questa è Guide Me Lord of Muruai, che è appunto l'ultimo pezzo. In versione strumentale. Sì, esatto. Sì, perfetto. Intanto lui si accorda. Intanto diciamo che avete portato pure il piatto. Sì. Insomma. Sì, perché faccio sia il chitarrista che il batterista. Infatti, beh, ragazzi, sì. Io invece non faccio niente, sono a chitarra. Tra l'altro andrò sicuramente fuori tempo. Ah, sì, fa niente. Va bene. Quale volete, ragazzi? Vai. 1, 2, 3, 4.
Oh, anche lui, Mazza! Anche se non parli, un applauso lo puoi fare.